raccontato di quello che è successo e abbiamo visto anche che il comune si è un po' rimarginato per alcune decisioni che non hai condiviso. Grazie. Ma più che agitato io erano agitati loro, poi dopo comunque al di là di quello che è successo in tribuna, rammaricato, deluso, nello stesso tempo orgoglioso della mia squadra, di quello che ha fatto durante tutto l'anno e di quello che ha fatto anche in questa partita, perché secondo me i ragazzi hanno fatto un'ottima gara e comunque affrontavamo una squadra importante, con delle risorse importanti e sai, affrontare queste squadre costruite in un certo modo non è mai semplice, ma il campo oggi non ha detto che eravamo inferiori, anzi il campo ha detto che dovevamo passare noi, secondo me, spero di non essere, di non sbagliare a dire queste cose, poi dopo sapete tutti com'è andata, abbiamo perso la partita, c'è da accettare il risultato, non si può fare altrimenti e complimenti a loro che vanno avanti e noi no. Sì, per quanto riguarda gli episodi che hanno deciso la partita, ce ne sono stati due in particolare piuttosto controversi. Come è accaduto il 1° marzo scorso qua, da Brescia, lui ha in momenti decisivi si è visto togliere un gol che è sembrato sinceramente regolare e per quanto riguarda il rigore concesso a Brescia sicuramente quantomeno discutibile, perché le braccia erano attaccate al corpo, il fallo di genere. Non so, cosa ne pensi? Penso che l'arbitro voleva portarla a tutti i costi ai tempi supplementari, in maniera scientifica ha firmato un fallo di confusione perché aveva sicuramente visto che Matos stava sulla palla e stava calciando, quindi la mia impressione è stata questa, che un arbitro che non si è voluto prendere la responsabilità che la partita era finita lì, invece l'ha portata ai supplementari, ma non sicuramente per favorire Brescia, perché comunque è così, per me è un arbitraggio da 4, ma lo dico senza nessun tipo di problema, e perché chi ha visto la partita non può dire altrimenti, lo stesso rigore, ma scientificamente il VAR contro di noi viene utilizzato, quando poi deve essere utilizzato per noi come a Cittadella c'è qualcuno che dice che non ce n'è bisogno, qui si capisce ben poco questo VAR, guardate sinceramente, adesso al di là del Brescia, che comunque non è che c'entra qualcosa il Brescia, qui al limite c'entra l'incompetenza dell'arbitro, nessuno c'ha niente contro il Brescia, anzi, merita loro, che poi comunque c'è da dire pure che ai tempi supplementari sono stati bravi a ribaltarla, che non era comunque semplice, perché non dimentichiamoci che alla fine, al di là di tutti questi episodi sfavorevoli, eravamo riusciti ad andare in vantaggio, quindi magari se riuscivamo a portare l'attenzione avanti per altri 7-8 minuti, stavamo parlando di tutt'altre cose, io sicuramente non stavo qui a parlare dell'arbitro, ecco. Poi dopo è chiaro che il risultato enfatizza e tutti gli episodi contro che ci hanno girato, ma al di là di questo io voglio ringraziare la mia squadra, perché sono stati veramente dei ragazzi straordinari, insieme all'allenatore, a mister Albini e ai miei direttori, perché hanno fatto una stagione secondo me importantissima. Sì, anche la città si è stretta intorno alla squadra, questi 1000 tifosi non hanno mai smesso di incitarla e hanno applaudito anche alla fine. Credo che i tifosi siano in questo momento sinceri, ecco perché l'hanno fatto, perché gli applausi e le congratulazioni credo che non si facciano quando non si sentono, anzi magari quando si sente altro si prendono anche le contestazioni, quindi se è stato fatto è perché sicuramente questo è stato un gruppo che lo ha meritato e mi dispiace tantissimo, mi dispiace per la gente che è venuta a Brescia, che era tanta. Mi dispiace per tutta la città, che comunque abbiamo vissuto una settimana bellissima, ho visto quello che ho visto nel 2013, nel 2014, lo avevo rivissuto in queste giornate, perché tutti eravamo convinti che questa squadra avrebbe dato tutto, così è stato e purtroppo dopo il risultato non ci ha premiato e onore al mio gruppo. Ma che cosa riguarda? Marco, riparte dalle solite cose, siamo ripartiti dopo la retrocessione, poi che non ripartiamo dopo i playoff, si riparte
con le riunioni, si riparte con il budget, si riparte con le solite cose, Marco, il calcio va avanti, andremo ad affrontare il 12° campionato della mia gestione. Che ti dico, Marco, adesso sicuramente ci vorranno 10 giorni per smaltire un po' la delusione e poi dopo, come al solito, si riparte, perché al di là di tutto il Perugia c'è, è stabile, è una società importante, forte, e spero che un giorno prima o poi ci venga anche riconosciuto. Presidente, è più forte la delusione o più grande l'orgoglio? Ma è più forte la delusione, Marco, perché con l'orgoglio te lo metti in tasca e te ne vai a casa eliminato, quindi credo che al di là di tutto è sempre, almeno adesso, in questo momento è forte la delusione, molto di più dell'orgoglio, però ripeto, sono venuto qui soprattutto per questo, per ringraziare la mia squadra, perché comunque siamo usciti a testa alta, anzi altissima, e qualchedun altro invece secondo me deve uscire a testa bassa. Faccio una domanda in chiave bresciana, sì. Non conosciuti l'anno scorso, non so se si ricordasse l'uomo prima della partita, e aveva detto che comunque con Sellino ha un buonissimo ricordo, sì. No? Sì, sì, lo confermo. No, mai sentito, ma Massimo è una persona talmente scaramantica che ero strasicuro che non avrebbe mai chiamato, forse poi mi chiama stanotte verso le 2 per prendermi in giro, dai, perché è il suo classico, dai. Anzi, complimenti Massimo. Non so quanto lo abbia meritato più di me, però sei andato avanti tu, quindi applausi. Sempre stata la Serie A anche nell'anno di C. Ci sono colleghi suoi che quando c'è una discesa cercano di vendere a tutti i costi, invece non ci ha mai pensato neanche di un attimo forte della sua azienda, quel marchio importante Quando sono retrocesso e poi tra le altre cose nel periodo del Covid ho visto non nero, tutto di più che nero ho visto, però dopo per vendere bisogna che ci siano gli acquirenti, quindi oltre capito a questo è chiaro che poi subentra anche l'orgoglio, no? L'orgoglio di rimediare a quello che avevo fatto, perché comunque al di là di tutto sono il massimo esponente del Perugia, quindi quando si retrocede le colpe più grandi ce l'ho avuto io, come quando poi abbiamo vinto i campionati, che magari qualche merito è pure stato mio, ma ripeto, tra le altre cose poi non ci ho manco mai pensato un attimo, ho sempre pensato, anzi, prima ho detto 10 giorni si riparte, l'anno della retrocessione sono ripartito dopo un'ora, perché in 7 giorni abbiamo ricostruito tutta la società nuova, quindi però... signori, il Perugia è una piazza importante, io spero che prima o poi si avvicini qualcuno di molto importante, perché merita un presidente molto importante il Perugia. Se devo fare a scambio di figurine resta Santo Padre, ecco. Questo è il senso, insomma, ecco. Però è chiaro che io sento parlare di qua, di fondi, di fondini, di fondoni, speriamo che ci stia sto fondone pure per noi. Noi stiamo qui. Grazie. Salve, buonasera a tutti.